i figli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, l'ambiente in cui abitiamo presso di te è troppo stretto per noi. Andiamo fino al Giordano, prendiamo lì una trave ciascuno e costruiamoci lì un locale dove abitare. Egli rispose: andate. Uno disse: degnati di venire anche tu con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. E andò con loro. Giunti al Giordano, cominciarono a tagliare gli alberi. Ora, mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scure gli cadde nell'acqua e gli gridò: oh mio signore, era stato preso in prestito. L'uomo di Dio domandò: dov'è caduto? Gli mostrò il posto. Eliseo allora tagliò un legno, lo gettò in quel punto e il ferro venne a galla. Disse: tiratelo su. Quello stese la mano e lo prese. Il re di Aram combatteva contro Israele. In un consiglio con i suoi ufficiali disse che si sarebbe accampato in un certo luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal passare per quel luogo, perché là stanno scendendo gli aramei. Il re di Israele fece spedizioni nel luogo indicatogli dell'uomo di Dio e riguardo al quale egli l'aveva ammonito, e là se ne stette in guardia, non una né due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo per questo fatto, il re di Aram convocò i suoi ufficiali e disse loro: non mi potete indicare chi dei nostri è a favore del re di Israele? Uno degli ufficiali rispose: no, o re mio signore, ma Eliseo, profeta di Israele, riferisce al re di Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto. Quegli disse: andate a scoprire dov'è costui, lo manderò a prendere. Gli fu riferito: ecco, sta a Dotan. Egli mandò là cavalli, carri e una schiera consistente. Vi giunsero di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo gli disse: «Oimè, mio signore, come faremo?» Egli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Eliseo pregò così: «Signore, apri i suoi occhi perché veda». Il Signore aprì gli occhi del servo che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Poi scesero verso di lui ed Eliseo pregò il Signore dicendo: colpisci questa gente di cecità. E il Signore li colpì di cecità secondo la parola di Eliseo. Disse loro Eliseo: non è questa la strada e non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Egli li condusse a Samaria. Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: Signore, apri gli occhi di costoro perché vedano. Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a Samaria. Quando li vide il re di Israele, disse a Eliseo: li devo colpire, padre mio? Egli rispose: non colpire. Sei forse solito colpire uno che hai fatto prigioniero con la tua spada e col tuo arco? Piuttosto, metti davanti a loro pane e acqua, mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro signore. Si preparò per loro un grande pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee non penetrarono più nella terra di Israele. Dopo tali cose, Ben-Hadad, re di Aram, radunò tutto il suo esercito e venne ad assediare Samaria. Ci fu una grande carestia a Samaria. La strinsero d'assedio fino al punto che una testa d'asino si vendeva a 80 sicli d'argento e un quarto di quab di guano di colomba a 5 sicli. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gridò: salvami, o re, mio signore. Rispose: no, il Signore ti salvi. Come ti posso salvare io? Forse con il prodotto dell'aia o con quello del torchio? Poi il re aggiunse: che hai? Quella rispose: questa donna mi ha detto: dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi. Mio figlio ce lo mangeremo domani. Abbiamo cotto mio figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno dopo io gli ho detto: dammi tuo figlio perché lo mangiamo, ma essa ha nascosto suo figlio. Quando udì le parole della donna, il re si stracciò le vesti, e mentre egli passava sulle mura, il popolo vide che di sotto, aderente al corpo, portava il sacco. Egli disse: Dio mi faccia questo e anche di peggio, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Safat, resterà su di lui. Eliseo stava seduto in casa, e con lui sedevano gli anziani. Il re si fece precedere da un uomo. Prima che il messaggero arrivasse da lui, egli disse agli anziani: vedete che è quel figlio di assassino, manda uno a tagliarmi la testa. State attenti, quando arriverà il messaggero, chiudete la porta. Tenetelo fermo sulla porta. Non c'è forse il rumore dei piedi del suo signore dietro di lui?
Stava ancora parlando con loro quando il re scese da lui e gli disse: «Ecco, questa è la sventura che viene dal Signore. Che cosa posso ancora sperare dal Signore?»